Ciao ragazzi, sono il signor Arcadio e oggi voglio parlare di un film vecchio, in bianco e nero, triste, lento, non è in 4K, I trafficanti della notte, Night in the City, Dustin, Jules Dustin, 1951, ecco, un noir meraviglioso di un regista meraviglioso, quello di Naked City, la città nuda che consiglio a tutti, Penny, Nick, se volete affacciarvi a un film e a un cinema d'autore, questo è il vostro nome principale, Jules Dustin. Fantastico. Il film è un noir drammatico, quindi urbano, inserito in un contesto. Sì, noir non è a un bacio una pistola, in parte lo ricorda, in parte si ricorda quel noir più cattivo, più introspettivo, più dalla luce al buio, questi volti tagliati a metà. Sì. Ma in parte è anche un noir più alla Otto Preminger, se vogliamo, più cittadino, dove ci sono questi personaggi che non sanno come comportarsi, sperduti in una città senza meta, senza guida, in un contesto storico ormai fallimentare dove si deve rubare, dove ci sono sotterfugi, dove non c'è un futuro. La storia parla di Richard, Henry Fabian, un bravissimo Henry Fabian, e Mary Bristol, interpretata da Jeanette Tierney, la bellissima Jeanette Tierney, che qui, a differenza di sui marciapiedi, ha un ruolo un po' più rilevante, quindi non è solo bella, ma anche molto molto brava. Ecco, qua cosa succede? Questo Richard è un ladruncolo che vive di mezzucci e che vuole fare il grande colpo. Lui vuole essere qualcuno, il sogno americano, direbbero. E quindi cosa fa? Alla fine vuole combattere questo grosso proprietario che tiene questi incontri di box. È una parte no spoiler, quindi non dirò altro. Ecco, per farlo tenterà di tutto e con una storia che andate a vedervelo per capire che cosa succederà. Il film è fantastico. Dal punto di vista tecnico, la regia, fotografia, sceneggiatura e recitazione sono bilanciatissimi e diventano un corpus unico. E tu capisci che è un progetto serissimo alle spalle, perché ogni elemento si incastra perfettamente con l'altro. La recitazione equivale al tono della sceneggiatura, supportato dalla fotografia e coronato dalla regia di Dustin, che è meravigliosa, che passa dal documentario drammatico a poi tutto il noir vero e proprio, come detto nella seconda parte più che altro, dove sembra di vedere una sorta di Wells, una sorta di un bacio una pistola, tutto quel movimento noir che poi sarà quello più cupo. In effetti, questo siamo nella seconda parte della storia noir, quindi ci sta che sia un po' debitrice a un primo noir e in parte citazionista a un secondo noir, e tutto torna. La storia è emozionante, anche se nella parte centrale, dove si mostra il nostro protagonista che fa i suoi loschi affari, ecco, per arrivare a questo obiettivo, ecco, lì forse si va un po' troppo veloce, come spesso accade nei film, perché si vuole arrivare da un punto A, un punto B, un punto C, ma fra B e C uno tende a dire: vabbè, facciamo vedere qualcosa perché tanto non serve alla narrazione. Beh, forse sarebbe stato necessario qualche dettaglio in più. Quello che ci interessa è come la storia sia tutto sul nostro protagonista e che la regia, la sceneggiatura, la fotografia siano psicologici. Quindi ci dimostrano come questo personaggio sia sconfitto dalla vita. Infatti, il suo unico amore, che è la Jeanette Tierney, la bellissima Jeanette Tierney, ecco, diventa un'ancora che però lui non vuole afferrare. Fin dall'inizio si fa capire che la ama, ma che ha bisogno di lei e dei suoi risparmi, e lei soffre per questo moltissimo, ma lui non può farne a meno. Quindi il film inizia con un MacGuffin, perché noi pensiamo che sia una storia d'amore, sia un dramma come sui marciapiedi, un noir più drammatico, perché c'è tutta la storia d'amore fra lui e lei. Lei è una brava ragazza, lui un cattivo ragazzo, uomo. Quindi questo sembra suggerire il film, ma poi viene ribaltato assolutamente, e quasi la Turni viene messa in secondo piano, ma non è messa in secondo piano perché comunque è sempre con lui. L'idea che la Turni vuole dare di vita normale, vita dove si guadagnano i soldi onestamente senza rischiare di essere uccisi, è sempre presente nel film. Quindi è un filmone per quello riguarda il genre noir, ma è un gran film con un grande regista che io consiglio. No, io non andrei oltre, farei una mini parte spoiler velocissima. È un film in bianco e nero, sì, e quindi però è figo lo stesso. L'inizio è molto grintoso, anche con le musiche molto ben che danno forza al film. Quindi non è un film in bianco e nero
È lento, noioso, anzi è tutt'altro, quindi ve lo consiglio spassionatamente. Parte spoiler. Brevissima questa parte spoiler perché c'è poco da dire. Diciamo che i nostri protagonisti sono molto macchiette. Per esempio, c'è Cristo, interpretato da Herbert Lom, che ha questa recitazione sopra le righe, molto sopra le righe, che però ci rende il fatto dello straniero in America, che in effetti è l'oggetto del contendere. Lui vuole diventare famoso, sfrutta quest'uomo che è il padre del suo rivale, scusate, quando il nostro protagonista fa uccidere Cristo, che poi non è vero, perché c'è una rissa e lui non può resistere e va a dare botte, quindi lui non c'entrerebbe niente. Comunque, questo dà la colpa a lui perché l'ha messo in mezzo, è lui che ha voluto iniziare questa faida di potere e di soldi, e poi ovviamente ci lascia le penne. Chiaramente, perché il finale del film ti fa capire che viene gettato nel fiume senza rispetto. E questa è la fine dell'uomo che vuole tentare una scalata senza veri mezzi. E questo è l'uomo senza potere che ambisce a qualcosa che non potrà mai avere. Quindi un reietto della società che viene scaricato. Questo tema è molto forte, la città come opprimente dove non puoi vincere. Devi stare al tuo posto, devi avere una vita normale perché se vuoi essere qualcuno non ce la fai. Devi avere i soldi, devi avere il potere, devi avere la cattiveria, devi avere la freddezza, cosa che non hai il nostro protagonista, non ha niente di tutto questo. Sì, è vero, ha i soldi, ma il resto non ce l'ha. L'unica cosa che ha è l'amore di una brava ragazza, ma questo non ti fa fare sicuramente il salto di qualità a livello criminale, a livello di fregare le persone. E infatti lui cerca in modi illegali di vincere la gara, perché si affida a Cristo, che è un buono sponsor, una buona pubblicità, ma perde quando la sua unica ancora è vecchio, è stanco, e ha, anche se muore in maniera abbastanza ridicola, secondo me. Il film mi pecca nella parte centrale perché vuole stare un po' sui lo schizzafice, un po' troppo lunghe queste scene di lotta. Forse, non lo so, voleva dare un po' di colore in più e questo rende il film più originale del solito, però troppo lunghe, sono un po' ridicole. Sembra poi il modo di combattere del wrestling di Cristo sembra un po' la quando si picchiano. No, cioè mi ha fatto un po' ridere il sumo. In senso, sì, capisco, al tempo dovevano dare quel senso di scontro, di tutto, però adesso fa un po' ridere. Però è una peculiarità del film. Quindi, bene, complesso è un gran bel film, la regia è straordinaria, davvero, è il punto, è la vetta, ma Dustin è un grande regista, riesce a dare il senso di drammaticità, neorealismo, documentarismo e passare al noir immediatamente dopo. Così, meraviglioso. Cioè, la parte finale sembra di vedere Un bacio e una pistola, tutta la scena all'interno, quella del posto sul porto, lì, quel cantiere lì, è straordinario. Cioè, se tutto il film fosse stato fatto con quella tecnica lì, sarebbe uno dei miei noir preferiti. Così rimane un gran film e basta. Dici poco. Quindi, detto questo, ciao ragazzi. Indovina la citazione per una video recensione italiana su Finché vuoi tu. La scena è questa. In una aperta campagna c'è una ragazza bionda, carina, molto timida, ecco. La tipica brava ragazza viene molestata da tre giovanotti, tre ragazzini che la si avvicinano, vogliono fare un po' quello che sapete, e arriva un ragazzo invece che molto coraggiosamente si avvicina e la difende ad ogni costo, nonostante prenda un sacco di botte. Nel combattimento al ragazzo cade un fazzoletto con la sigla della sua famiglia e lei lo raccoglie mentre lui se ne va, fiero di aver combattuto nonostante averle prese. Indizio è un anime ormai diventato cult dal 2010 in poi e questa scena è nella prima stagione. Avete capito di che cosa parlo? Dai, ditemelo qui sotto. Ciao.